10-16 passi, ragazzi cadetti, 18-22 passi a prendere volumi. Con i cadetti non superare mai 16 passi di corsa. Precisione, determina il risultato, ve l'ho detto prima. Velocità massimale allo stacco, ma senza perdere di vista la corretta esecuzione del gesto tecnico. Ritmica, impro lo sviluppo della velocità in modo progressivamente crescente. Qui lasciamo perdere l'aumento della frequenza negli ultimi 6 appoggi senza perdere di vista la piezza, perché è un lavoro più basato sulla specificità del gesto, quindi più sugli allenatori. Che se vi comincia a dire che è fondamentale negli ultimi 6 appoggi cambiare ritmo, sflippate. Quindi, però dovete sapere che alla fine, appunto, per aumentare sempre di più questa velocità, gli ultimi 15 metri di corsa, 14,50, 14, a seconda della bravura dell'atleta, l'atleta deve aumentare tantissimo la frequenza. Ma aumentare la frequenza però non significa diminuire l'ampiezza, perché se io aumento la frequenza e diminuisco l'ampiezza continua ancora sempre uguale. Se io voglio continuare ad aumentare la mia velocità, che devo fare? Devo mantenere costante l'ampiezza e aumentare la frequenza, e allora aumenta ancora di più la velocità, a differenza degli ostacolisti che devono mantenere invece la stessa frequenza sempre, giusto? Però altrimenti se fanno troppo di frequenza poi rischiano di comprometterlo. Tecnica di corsa, guardate, simile a quella di un buon velocista, ginocchiate per effetto energico delle rimbalze di rete, bacino attivo passo. Però va in corsa. Sviluppo logico dei mezzi di allenamento. Guardate qui adesso. Adesso partiamo per un discorso didattico che ci porta, guardate qua. Innanzitutto, che cos'è lo sviluppo logico? È il modo in cui gli esercizi vengono ordinati nella loro scelta esecutiva, tenendo conto di che cosa? Oltre che degli obiettivi da raggiungere, anche di età, principi dell'allenamento, difficoltà di apprendimento, periodi di preparazione. Da queste scaturiscono le progressive didattiche e gli step di apprendimento, che sono quelli che domani andiamo a fare in campo. Quindi, che vuol dire sviluppo logico? Mezzi di allenamento per fare in corsa. Allora, se io devo allenare, e dovrò nel mio arco allenare i ragazzi a fare in corsa, io che cosa devo fare? Devo praticamente far fare ai ragazzi tutte le esercitazioni di corsa, natura analitica e natura tecnica. Andature analitiche e andature tecniche. Io partirò da esercitazioni. Queste sono andature analitiche, dove io analizzo in modo specifico il passo di corsa. Quindi vi dico, ragazzi, braccio, le dita all'altezza del mento, ok? Femore parallelo al terreno, il piede, il ginocchio, perpendicolare al ginocchio sul mavero, piede a martello. Gamba di spinta estesa, e facciamo proprio questi tipi di esercitazioni. Hop, 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 apro e chiudo, hop, apro e chiudo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi comincio invece con le andature tecniche: corsa a ginocchia alta, corsa calciata dietro, skip basso, corsa a ginocchia bloccata, tutte le andature. Fatto questo, comincio a fare un discorso con la corsa in decontrazione. Corsa tecnica, corsa ampia, corsa rapida, corsa da ostacoli, corsa lanciata, corsa in condizioni di difficoltà. Ditemi una corsa in condizioni di difficoltà. Bravissimo. In salita. Bravissimo. Nella sabbia. Però vi faccio una domanda. Sulla sabbia, chi mi ha detto sulla sabbia? Perfetto, l'elastico. Benissimo. Però vi faccio adesso una domanda. È logico iniziare con dei giovani che devono imparare la corsa in un certo modo, con la corsa in salita, con la corsa sopra carico, con la corsa con gli elastici. Cioè è logico? Non è logico. Cioè, se partiamo così, partiamo sull'aspetto condizionale, ma non andiamo sull'aspetto tecnico. È il filo rosso che fa. Cioè, capito qual è il concetto? Allora, nello sviluppo logico, vedete cosa ho fatto? La corsa in condizioni di difficoltà l'ho messa per lui. La corsa lanciata l'ho messa in ultima. La corsa contro gli ostacoli l'ho messa terz'ultima. Perché che fa? Questo ragazzo non sa correre, io lo faccio correre in mezzo agli ostacoli. E prima di dover insegnare la corsa in decontrazione, quindi a correre in scioltezza, che va bene per tutti. E poi gli insegno la corsa tecnica per il saltatore. Quindi massima decontrazione, queste braccia devono essere singolo, perché poi quando stacca fai questo, quindi è importante che tu ti prepari già nella corsa a far lavorare le braccia in modo corretto, e poi piano piano tutte le altre esercitazioni, da quelli semplici, ma poi questa è la metodologia dell'allenamento.
e si chiama appunto sviluppo logico, perché adesso andando avanti noi vedremo, guardate, vedete? Mezzi di allenamento per la rincorsa, fase di avvio, avete visto prima la fase di avvio, no? Che vi ho detto, qua vengo da ferro, un po' di movimento, guardate, partenza in forma di ciolo, staffetta, ragazzetti mi, facciamo le staffettine, la staffetta è la prima fase di partenza, partenza da terra, va in posizione, pancia a terra, parto, ancinare, la testa rivolta verso la cosa di partenza, tutte le zone di partenza, partenza con sbilanciamento del busto in avanti, quando prendo l'equilibrio parto, partenza camminando e marciando, migliorare il busto e partire, io marcio, inclino il busto e parto, quello che ho fatto vedere io, partenza dai blocchi, partenza dai blocchi con passaggio del primo ostacolo, perché l'ho messo per ultimo e perché con passaggio del primo ostacolo? Perché a differenza della partenza del blocco e della partenza del velocista, il saltatore non è che può spingere per 30 metri con la testa bassa. Il saltatore deve essere simile a uno ostacolista, cioè fa 2-3 appoggi, 1-2 poi si alza. Perché l'ostacolista dopo 13 metri trova l'ostacolo. Perché il saltatore deve cominciare a puntare che cosa? L'ostacolo, deve capire che dopo 40 metri, 45, 50 metri sta l'ostacolo. Quindi non è che può spingere per 30 metri poi si alza. Ma è una distribuzione logica. Immaginate di non fare partenza dei blocchi e il primo ostacolo subito ai ragazzi per migliorare la partenza, non esiste. E andiamo avanti. Fase di accelerazione, quindi la fase di accelerazione è la fase centrale della rincorsa. Progressivi, corsa ampia, corsa con cambi di ritmo, normale ampio, corsa tra ostacolo a distanze elevate, corsa tratti brevi. 10-20 metri. Fase lanciata, anche qui. La parte finale, come la si sviluppa? I mezzi di allenamento, corsa in frequenza, corsa tratti in decontrazione, corsa tratti in frequenza. Io metto 80 metri, gli faccio fare 30 metri in decontrazione, 30 metri in frequenza, 20 metri in decontrazione, oppure 10-10 metri, metto i birillini, io parto, faccio una corsa tranquilla, poi di nuovo tranquillo e poi, ma attenzione, non quello che fanno i calciatori così, la corsa di frequenza è bella. E poi mi comincio a correre di nuovo in contrazione per far capire, allenare il sistema nervoso a dare impulsi senza però indurirsi. Poi anche il discorso di lanciare, 20 metri più 5 metri al massimo, 20 metri più 10 metri al massimo, 20 metri più 15 metri al massimo. E non subito 20 metri più 20 metri al massimo, ok? Cioè abituo piano piano l'organismo ad andare in progressione e poi fare 5 metri proprio sparati, cioè da qui a lì e poi 10 metri dove devo far girare le gambe al massimo della velocità, che è quello che teoricamente il saltatore deve fare 20 più 15 negli ultimi 15, 12, 14, 13 metri prima dello stacco. Ed anche questo è uno sviluppo logico. La costruzione dei ponti. Quando ho fatto tutte queste cose qui, che significa costruzione dei ponti? Se io non ho un ponte, io non posso andare da una parte all'altra di un posto. Allora io posso creare nel mio giardino tutto quello che voglio. Ma se poi non lo metto in rapporto con un altro che dall'altra parte del giardino ha costruito cose uguali, simili o diverse dalle mie, io non entrerò mai in contatto con questa realtà, quindi non potrò mai pensare di migliorare. L'Australia ha i canguri, perché i canguri non stanno in Giappone, non stanno in Cina? Perché l'Australia non ha i ponti. Senza il ponte c'è una stabilizzazione, una situazione che resta tale per sé. Allora, se io mi alleno e faccio velocità ai 60, agli 80, ai 100 metri, ai 150, ai 300, faccio tutte le esercitazioni di velocità. Come comporto questa mia velocità nella rincorsa? Se io faccio 3 volte alla settimana i pesi, squat, mezzo squat, step up, roba del genere, come porto questo aumento della forza fatto con i pesi allo stacco? Cioè, capito qual è il concetto? Se io non creo dei collegamenti logici, come faccio? Prima noi facevamo 60, 80, cioè l'allenamento che si faceva, il velocista. E poi si pretendeva di andare in corsa e saltare.
La rincorsa non implica solo il fatto di essere veloci, ma implica il fatto di partire in un certo modo, di svilupparla in un certo modo, di fare una rincorsa progressiva, di correre le contrazioni. E se io non creo delle esercitazioni che mi fanno da ponte a quella che è la velocità e a quello che poi sarà l'aspetto specifico della rincorsa, io non posso assolutamente pensare di saltare lontano, perché andrò in pedale, sarò velocissimo ma non becco manco una rincorsa, oppure la distribuisco male, perché ho pensato solo a migliorare la mia velocità. Capito qual è il concetto? E qui bisogna pensare anche alla costruzione dei ponti. Allora, in progressivo, io faccio i 60 metri e gli 80 metri normali, e da 7,2 arriva a 6,8. Poi che cosa devo fare? Logicamente è per costruire i ponti. Qual è il passaggio? Qual è il ponte che mi fa passare dal 60-80 alla rincorsa? Il progressivo, per esempio. Allora comincio a fare i 60 metri progressivi. Cioè parto in decontrazione, man mano aumento per finire al massimo alla fine. E poi gli 80 metri progressivi. E qui sto creando dei ponti. Perché imparando a fare i progressivi dopo aver fatto i 60 e gli 80 normali, alla fine quando andrò in pedale io svilupperò la mia rincorsa di 50 metri in forma progressiva, arrivando a tutti i 50 metri al massimo. Altro discorso, le rincorse. Io posso pensare di mettere la mia rincorsa dopo aver fatto velocità, pesi, roba del genere, e cominciare subito e partire e sviluppare la mia rincorsa normale dopo che ho fatto 5-6 mesi di allenamento? No, non è possibile. Che cosa farò? Che cosa farò? Semplice. Durante il periodo invernale metto la mia rincorsa di 18 passi, l'aumento di 20-22 e la misuro sulla pista e faccio le rincorse sulla pista, maggiorate, come se facessi una resistenza alla rincorsa. Cioè io salto con 18, continuo a saltare 18, però provo in pista a marzo, le gare cominciano a marzo, metto le rincorse maggiorate, metto 20 passi o 21. E provo le rincorse sulla pista. Faccio 4 giri. Di modo che mi comincio ad abituare a un ritmo più lungo, cioè a rincorse più lunghe. Dopodiché cosa succede? Andando avanti, la volta dopo sarebbe 15 giorni dopo, un mese dopo, comincio a fare le rincorse normali in pista e poi ne faccio 2-3 in pista e 2-3 in pedale. Quindi provo le rincorse in pista dove provo solo ad entrare veloce e le rincorse in pedale dove alla fine accendo lo stacco. Perché ci sono delle rincorse dove quando arrivo alla fine c'è lo stacco, faccio questo tipo di lavoro e poi continuo a correre, l'avete visto mille volte, soprattutto le salte di corsa. E quindi faccio rincorse in pista dove entro a tutta velocità e vedo dove metto il piede alla fine, ma senza accennare lo stacco, e rincorse in pedale dove accendo lo stacco. Nel periodo prima delle gare provo le rincorse solo in pedale e salto. Cioè, vedete la costruzione? Cioè io piano piano ho abituato l'atleta a fare prima delle rincorse più lunghe, poi delle rincorse veloci in pista, delle rincorse con accenno di stacco in pedale e poi delle rincorse in pedale. Se io invece non faccio questo passaggio, non costruisco questo ponte, non ci c'è, resta una realtà alla velocità, una realtà alla rincorsa e non c'è collegamento. Capite questo discorso? Questo ragionamento che vi sto facendo, voi purtroppo non lo troverete scritto in nessun libro. Questo ci è dato dalla nostra esperienza. Perché noi abbiamo visto che gli atleti facevano forza durante l'inverno, poi andavano a saltare e si stiravano. Ma perché si stirano? Cacchiarò, ha fatto l'anno scorso 120 kg di squat, quest'anno ne fa 140, è più forte e si stira. Ma certo che si stira, perché non c'era il ponte, perché il muscolo era più forte, ma faceva movimenti più lenti, e non si erano create delle esercitazioni particolari per far sì che il muscolo poi riuscisse ad esprimersi ad alte velocità con le forze superiori che si erano create durante l'allenamento nel salto. Questi discorsi noi non riusciamo a farli prima. Adesso, cioè adesso, con l'avvento di tecnici come Robert Zotto, con il ragionamento, con gli errori fatti e poi non ripetuti, piano piano siamo partiti alla costruzione del ponte. Abbiamo detto, signori, noi non possiamo prendere l'atleta e lo mettiamo lì. No, dobbiamo creare le condizioni in cui piano piano l'atleta progressivamente, giorno dopo giorno, capisce che dal lavoro che fa durante l'inverno deve, tramite determinati esercizi logici, creare dei ponti per portarlo poi a saltare con la massima rincorsa, col miglior stacco e con tutte le altre situazioni ottimali.